Buongiorno, salve, sono contenta di essere di nuovo qui. Questo è il secondo anno. Lo scorso anno abbiamo portato questo pirandello con cui avevamo portato anche, scusate tutte le parole, portato anche il nome di Viterbo a Buenos Aires in Argentina. Quest'anno abbiamo pensato di lavorare su un testo poco, un testo classico, sì, non drammaturgia contemporanea, con Goldoni, però di lavorarci in un modo non tradizionale, chiaramente, perché non sarà sicuramente un Goldoni tradizionale, non vedrete i ventaglietti, non vedrete, non sentirete i sospiri, ma sicuramente ci interessava un côté goldoniano che a me piace molto, che è quello un po' dell'impazzimento, della follia, del carnevale, Le donne di buon umore. È un testo che originariamente si intitola Le morbinose. Goldoni lo scrisse e lo ambientò a Venezia nei giorni specifici del carnevale. Poi, per su richiesta di un'importante compagnia che risiedeva a Roma, lo tradusse in italiano e noi abbiamo attinto a questo testo. Il morbin, in realtà in veneziano, è quello spirito, quel desiderio di non fermarsi mai, che coglie, diciamo, gli esseri umani, soprattutto i veneziani, ma in generale tutti noi, durante il carnevale. Quindi il divertimento di questo testo è proprio quello di rappresentare una serie di donne, ma anche di uomini, nei giorni del carnevale, in questa perenne veglia, in questo perenne scherzo che viene ordito, diciamo, alle spalle di un cicisbeo, di un cicisbeo dell'epoca. Ci interessava questo impazzimento, ci interessava fare uno spettacolo sul gioco, sull'elemento femminile, sul gioco teatrale, sulla maschera, sul disvelamento, e anche appunto sulla follia, su quello che è la follia del teatro e di quello che rappresenta in questo momento, anche in questo momento di crisi, cioè dare al pubblico comunque un attimo di follia, perché no, un attimo di gioco, un attimo di divertimento, un attimo di serenità in un momento che invece forse dove non c'è più molto spazio per il gioco, e sicuramente qui da noi non c'è molto spazio per la serenità. In più, questo spettacolo, appunto, come diceva giustamente Stefano, che io ringrazio perché è il secondo anno che ci dà la possibilità di lavorare anche in un cartellone così prestigioso. Il cast è composto di attori che vivono e risiedono tutti nella provincia di Viterbo e che, insomma, portano tutti il loro saluto e il loro ringraziamento. Solo che stamattina c'ero in realtà solo io, che comunque collaboro anche con Stefano dal punto di vista organizzativo. Quindi la regia di Carlo Vital e Laura Mazzon, c'è Laura Leo, che voi tutti conoscete, c'è Paola Gatti, c'è Alessandro Cita, c'è Carlo Torri, c'è Rossana Colace, siamo tanti, Viviana Dell'Aquila, i costumi sono di Viviana Ginebri e non so più cosa dirvi, insomma, siamo tutti quanti qua. Le prove saranno fatte qua, noi debutteremo a Giffoni Teatro, all'interno del cartellone di Giffoni Teatro, che voi sapete da tanti anni affianca sia d'estate che negli ultimi anni anche d'inverno, perché a Giffoni è stato costruito un bellissimo teatro, e quindi siamo nella stagione ufficiale di Giffoni Teatro e faremo altre recite in giro per l'Italia e poi approderemo qui il 3 marzo. Spero che lo spettacolo vi piaccia, spero di vedere il pubblico numeroso come è stato l'altro anno per il Pirandello, che ci ha dato delle grandi soddisfazioni qui a Viterbo, e spero di poter continuare questo lavoro, insomma, come da tanti anni lo faccio, di presenza sul territorio, un po' a tutti i livelli, organizzativa, laboratoriale, attoriale, senza nessuna distinzione, perché queste sono le competenze che negli anni ho acquisito, che da tanti anni ho acquisito, e quindi sono molto contenta di vedere che in realtà poi le forze della città stanno andando tutte verso una definizione degli spazi, delle competenze, delle professionalità. Quindi alla fine per me è un piccolo sogno che si realizza, visto che io, non essendo viterbese, sono qui da 20 anni, per cui ringrazio tutti.